Bella a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video, io sono Brutal e oggi signori ci troviamo su Clash of Clans in un nuovo Road to Max. Signori, innanzitutto prima di cominciare la puntata voglio mettervi al corrente di una cosa. Ho fatto partire ragazzi un'altra bomba gigante, l'ho dovuto fare off screen perché ero fuori casa e non avevo voglia di tenere il muratore in più fermo. Infatti come vedete ne ho fermo soltanto uno. Inoltre ragazzi è terminato il nostro primo mortaio livello 8 ed è veramente qualcosa di fenomenale. Ho provato a farmi attaccare da un mio commilitone del clan per vedere la differenza tra livello 8 e livello 7 e raga è mostruoso, proprio anche diciamo nell'aspetto del colpo è qualcosa di totalmente mostruoso. Lo andiamo a vedere subito insieme, guardate qua che roba, vi vado a mettere subito il punto dove si vedono entrambi i mortai che sparano. Guardate qua, attenzione, guardate i due colpi, che differenza di dimensione che hanno ragazzi, guardate che roba. Il mortaio livello 8 è qualcosa tipo una volta e mezzo, due volte il colpo del mortaio livello 7, veramente fantastico proprio anche da vedere. Torniamo al nostro villaggio ragazzi e noi ci troviamo in questa situazione. Abbiamo appena terminato il miglioramento dei barbari nel laboratorio, questo vuol dire ragazzi che li abbiamo finalmente maxati, barbari di livello 7, e non vedo l'ora che si svegli il re barbaro per provarli insieme a voi naturalmente. Ragazzi, ora noi ci andiamo a fare un paio di attacchi, ma prima di tutto facciamo ripartire al volo il laboratorio ragazzi, immediata subito lo facciamo partire. È una scelta abbastanza ardua tra cuccioli di drago e l'assalto ragazzi, però devo dire che tra le due cose utilizzo molto di più l'assalto. I cuccioli di drago li utilizzo soltanto per donarli in difesa nelle war. Quindi signori andiamo a prendere l'assalto che passa da 40 secondi a ben 59 e l'andiamo a far partire. Boom ragazzi, noi abbiamo speso 6 milioni di elisir e fra 7 giorni avremo l'assalto a livello massimo. Ragazzi noi ci siamo, abbiamo le truppe, abbiamo tutto. Prima di far partire l'ultimo mortaio andiamo insieme a farci un paio di attacchi, dopodiché decideremo insieme cosa far partire nel prossimo Road to Max. Signori ci siamo, abbiamo trovato un inattivo da attaccare a ben 409.000 di oro e 402.000 di elisir. Cerchiamo di andarci a pigliare tutto ragazzi, anche se devo dire che le difese aeree sono un filino interne. Questo mi fa pensare che la migliore strategia ragazzi è mettere immediatamente i curatori raga, perché altrimenti qua non andiamo da nessuna parte. Vado direttamente al volo anche con la Queen che deve assolutamente entrare, infatti vado a togliere il prima possibile questa miniera. Perfetto, la Queen è dentro ragazzi e dovrebbe dare una mano al volo a togliere il prima possibile dalle palle. Ok, perfetto, perfetto così raga, la prima difesa aerea è già andata giù, i giganti si sono divisi in un paio di gruppi, questo può essere comunque a nostro vantaggio perché maledizione, un po' di giganti stanno cercando di entrare al centro del villaggio, il che è totalmente uno spreco raga. Ok, sono entrati ragazzi, la sua queen intanto ci sta facendo un po' di danni, arriva la mia queen che con un colpo va a risolvere la situazione, c'è rimasto soltanto un curatore e la queen si sta facendo il giro. Maledizione raga, è andata veramente male questo attacco, speravo andasse in maniera totalmente differente, purtroppo i giganti si sono fatti vaporizzare come degli ignoranti perché si sono divisi troppo e inoltre sono anche entrati nella zona del villo sbagliata. Ok, cerchiamo di mantenerci in vita la queen ragazzi, vado a mettere anche una furia sul curatore in modo tale che riesca a tenerla in vita. Se magari facesse fuori al volo quella torre dell'arciere che la sta bersagliando, merda, esce anche la Tesla raga e qua la vedo veramente male. Purtroppo la queen muore in questo momento, rimane un bel 100.000 di oro e 100.000 di elisir più o meno. Cerco di andare a prendere ragazzi un po' di roba con gli arcieri perché ne abbiamo veramente ancora tantissimi e tra l'altro c'è da dire che io li devo utilizzare per forza proprio perché nel prossimo attacco avremo già
le truppe pronte. Quindi qui vado a fare assolutamente così, vado a mettere un po' di arcieri, quelle due dovrebbero essere state svuotate in questo modo. Qui riusciamo ad entrare, ok, dobbiamo assolutamente andare a distrarre questi mortai che danno dei problemi, quindi faccio così, maledizione, quel mortaio lì la vedo male, distrarlo, però forse ce la facciamo lo stesso, vediamo un po'. Ok raga, allora purtroppo non riusciamo a distrarre sufficientemente i mortai, gli lasciamo dentro qualcosina ma veramente niente di che, visto che lì abbiamo comunque razziato al volo. Vado a prendermi le ultime gocce di elisir magari prima che il colpo del mortaio arrivi. Ok, perfetto ragazzi, più che altro anche la torre del mago ci ha dato qualche problema. Nessun problema signori, noi comunque concludiamo così l'attacco con un tranquillo 393.374.000 che vanno sempre bene. Rieccoci al nostro villaggio ragazzi, metto a fare giusto i due domatori e la furia che abbiamo utilizzato. Ragazzi, noi non perdiamo tempo, non sto nemmeno lì ad aspettare i domatori, dovremmo avere tutto il resto, infatti ce l'abbiamo. Andiamo subito a cercare il prossimo villaggio da attaccare. Ragazzi, ho trovato un villaggio veramente strapieno di risorse, purtroppo non abbiamo i reali e quindi assolutamente non riusciremo a prendere tutto questo giro ragazzi, ma comunque ci impegniamo per prendere il più possibile. Dunque, come prima cosa io andrei a togliere queste due difese che ci danno un po' fastidio. Ok, vado a togliere anche questa ragazzi, comincio a svuotare questa trivella di elisir nero. Ok, qui ci abbiamo due giganti davanti, quindi comincio a mettere un po' di arcieri per andare a pulire, metto anche qui un paio di giganti e noi queste minerozze qui ragazzi in teoria le abbiamo ripulite tutte, purtroppo molte risorse sono anche all'interno dei depositi. Questa è una cosa ragazzi che mi rattrista veramente tantissimo, proprio perché dopo dovremo scegliere un lato dove andare a buttare il resto dei giganti e andare a svuotare il più possibile ragazzi, ma non prenderemo assolutamente tutto. Anzi guardate qua, addirittura 300.000 di oro, madonna, 300.000 sono dentro ai depositi, molto male ragazzi, davvero molto male. Allora io direi che partiamo da questo lato qui con tutti i giganti a manetta, mettiamo dietro anche i curatori, andiamo a far fuori al volo, proprio al volo, la Queen rega, se magari decide di morire. Dai arcieri, su, siete di livello 7, fatemi fuori sta Queen. Ok, perfetto così, la Queen è giù ragazzi, tiriamo giù un paio di difese anche, dai forza giù a Torre del Mago, perfetto così. Ok, noi qui ci andiamo a svuotare assolutamente il deposito. Ok ragazzi, e ci andiamo a prendere veramente un bel po' di elisir, ci siamo presi anche una buona quantità di nero rega. Qui sono entrati i giganti, vediamo un po', purtroppo stanno andando nel comparto centrale, madonna rega, quando si vuole che le truppe non girano, girano, e quando invece devono girare non girano mai. Ok, purtroppo i curatori ragazzi sono andati, io non starei lì nemmeno a sprecare altre risorse in incantesimi e robe varie, mi vado a prendere questa trivellozza di nero molto tranquillamente. Ecco fatto, speravo, raga io ci provo, dai mettiamogli una cura a sti giganti, vediamo un po' che cosa succede, vediamo se riusciamo a tenerli in vita, a far fuori un po' di difese in modo tale da riuscire a prendere ancora qualcosa, anche se la vedo veramente durissima ragazzi, perché in 37 secondi assolutamente non riusciamo ad andare a prendere nient'altro. Lancio tutti gli arcieri ragazzi qua, ma noi intanto ci siamo presi la stella del 50%, lì c'è anche una torre del mago che va a far fuori tutto immediatamente. Noi ragazzi possiamo terminare qui l'attacco con un tranquillo bottino di 335.000 di oro, 364.000 di elisir e 2.880 di nero. Ragazzi, questo attacco dimostra quanto è essenziale la presenza dei reali sul campo di battaglia. Purtroppo in questo caso non li avevamo perché la Queen era a riposo, dato che l'avevamo appena usata, mentre il re è ancora in upgrade. Bonus stella quadruplicato per noi ragazzi, che quindi ci prendiamo altri 720.000 di oro, 720.000 di elisir e ben 3.200 di nero. Veramente fantastico ragazzi, mi spiace non aver preso tutto signori, ma purtroppo ogni tanto i fail capitano signori, non era proprio un fail perché sapevamo che sarebbe andato così, era calcolato, però speravo che più risorse fossero all'esterno e meno all'interno.
Signori, noi a questo punto andiamoci a far partire l'ultimo mortaio che ci manca. Noi 5 milioni li andiamo a spendere e abbiamo già ben 3 milioni all'interno dei depositi più un altro po' di risorse qui nel castello. Un altro milioncino, ragazzi, quindi abbiamo ben 4 milioni di oro e più o meno 2 milioni di elisir, ragazzi. Direi, signori, momento decisione, che farei le prossime difese sempre a danno multiplo, ragazzi, fino a completarle al massimo. Dopodiché passeremo a cannoni e torri dell'arciere. Quindi, signori, io come prossima difesa vorrei andarmi a fare le due torri bombardiere, ragazzi, che sono veramente spettacolari a livello 4. Ci facciamo le torri bombardiere di livello 4, dopodiché, raga, riprendiamo in mano la situazione con le torri del mago e le porteremo di livello 9, che sono qualcosa di veramente fantastico. A livello 9 sono davvero bellissime, ragazzi. Signori, io direi che il video di oggi possiamo chiuderlo qua. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, pollice in su, commentate, condividete. Come sempre, ragazzi, se non siete iscritti al canale, iscrivetevi. Io vi saluto e vi ringrazio tanto. Qui dal vostro caro Brutal, un salutone. Bella raga!